Buongiorno a tutte e a tutti, siamo collegati oggi dalla Biblioteca Panizzi, luogo importante, luogo culturale importante della nostra città. Nell'introdurre questa giornata e nell'introdurre le ragioni per cui siamo qui oggi, vorrei anche dire una cosa che penso abbia un suo significato anche molto profondo. Ieri era l'8 di marzo. E noi diciamo sempre che a Reggio Emilia non celebriamo semplicemente l'8 di marzo, ma siamo quotidianamente impegnati 365 giorni all'anno per i diritti delle persone in generale, per i diritti delle donne in particolare, e così come quest'anno abbiamo voluto in particolar modo caratterizzare l'8 di marzo per rinnovare ancora una volta la sensibilità sul contrasto alla violenza contro le donne. Ed in particolar modo anche in virtù di quanto sta accadendo durante questo anno di pandemia che abbiamo alle spalle, quella di oggi è una giornata che va in questa direzione, che rinnova ulteriormente il significato e l'impegno della nostra città nel contrasto alla violenza sulle donne, e lo facciamo in questo luogo, uno dei più importanti luoghi culturali della città, attraverso la presentazione di un'opera, di un'installazione, di un'opera d'arte da parte dell'artista Elena Mazzi, che è alle mie spalle, dal titolo Parole, 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 un'opera che attraverso le parole delle donne, attraverso tanti significati, ha il compito di riportare ogni giorno all'attenzione su questo tema e su questo impegno. Un'opera che potrete trovare qui, installata presso la Panizzi, ma che troverete anche in altri luoghi della città, un'opera d'arte pubblica, e penso da questo punto di vista sia giusto sottolineare un significato ulteriormente più importante, e cioè che abbiamo alle spalle un anno difficile, un anno in cui anche e soprattutto la cultura ha pagato un prezzo molto alto, la chiusura dei teatri, la chiusura dei musei, dei centri espositivi, in una certa misura anche delle biblioteche. Però non c'è futuro e non c'è una comunità viva nella misura in cui non si tiene viva la creatività, la diffusione del sapere, la produzione e la diffusione culturale. E quindi il fatto che oggi, 9 di marzo, noi inauguriamo e presentiamo un'opera d'arte all'interno di questo luogo, in diversi altri luoghi della città, vuole anche trasferire questo significato, che non è soltanto in particolar modo l'impegno contro la violenza sulle donne di questa città, ma è anche e soprattutto la volontà di caratterizzare la città sempre a partire dal messaggio culturale, dall'opera creativa, dalla diffusione del sapere, come uno dei tratti distintivi della storia di questa città e come uno anche dei tratti distintivi del modo in cui nella contemporaneità, nella difficile contemporaneità di questa vicenda pandemica, Reggio Emilia reagisce, Reggio Emilia resiste, Reggio Emilia pensa al proprio futuro anche partendo dall'arte. Qui quest'oggi ne parleranno l'artista direttamente, Elena Mazzi, che ringrazio per essere qui, ne parlerà l'assessore Rabitti e faremo partire questo dialogo che serve a presentare quest'opera e naturalmente l'auspicio è che nell'arco di qualche mese questi luoghi possano diventare di nuovo frequentati in modo pieno, in progressiva uscita dalla pandemia e possano diventare quei punti di riferimento della vita civica, della vita culturale, della vita democratica di questa città, come sempre lo sono stati. Grazie di nuovo e buona giornata a tutti. E io intanto do la parola, però, e chiamo qui da me, Annalisa, Elena Mazzi e Silvia Iotti, della Casa delle Donne. Chiedo scusa, ma bene, vi lascio la parola, prego. Per questioni di contingentamento sono un po' strane le nostre inaugurazioni, ma perché non potevamo stare in più di tre in un luogo come questo per la situazione che stiamo vivendo. Allora, no, noi adesso volevamo un po' chiacchierare con l'artista Elena Mazzi e raccontare un po' il percorso fatto per arrivare a quest'opera. È un'opera importante che in questo momento contaminerà in un certo senso la città. È un'installazione, ma è anche un modo per invadere. L'idea di Elena è stata quella di provare a immaginare un'opera d'arte che fosse un'opera che andasse a contaminare i luoghi interni, i luoghi
Perché noi sappiamo che la violenza maschile contro le donne è una piaga che si sviluppa principalmente nelle case, si sviluppa spesso con il proprio compagno, per cui l'idea era quella di provare a trovare un'opera che si infilasse nelle case, si infilasse nei luoghi. E io dico sempre che lei ha lavorato sulle parole, su parole che sono parole pesanti, parole importanti. Leggete, ci sono dei testi tipo "diceva tutto lui". Sono frasi che pesano, sono frasi che vanno sopportate, che vanno messe spese sulle spalle. L'idea è quella di creare qualcosa che inizialmente sembri un pattern. Quindi uno entrerà in biblioteca, vedrà una parete colorata, anche gioiosa, con delle forme pop, che sono decisamente pop, dei colori allegri. Nell'avvicinarsi, io credo che ci sia un momento di sorpresa nel leggere quello che c'è su questa parete. Questa parete è stata realizzata con contributo e con un lavoro molto interessante, fatto da Elena, con donne che questa violenza non subita, con donne che lavorano da anni per combattere questa violenza, e quindi è veramente un'opera collettiva. Un'opera collettiva che in realtà ha cambiato anche credo la prospettiva dell'artista, nel senso che probabilmente noi ci immaginavamo una cosa diversa quando lei ce l'ha presentata, ma magari dopo ce lo racconterà, ma che durante questa esperienza si è fatta cambiare e ha trovato parole nuove per lei, ma parole nuove anche per noi, credo. Per noi che lavoriamo su questo tema, perché siamo state tutte stupite da quello che è accaduto e da quello che abbiamo realizzato. Allora, questa carta da parati, questo per l'arte, contaminerà la città. Intanto partiamo dalla Panizzi, abbiamo voluto proprio che fosse un luogo importante, un luogo dell'ingresso, quindi un luogo che tutti possano incontrare. Tra l'altro in questo momento in cui la biblioteca è aperta soltanto al prestito, ha un certo senso un momento di gloria, perché questa è l'uscita, per cui diciamo che in questo momento tutte le persone che entrano in biblioteca escono da questa parete, ma dopo sarà un po' l'ingresso verso la sala letture, quindi un luogo dove tantissime persone passano. Lo troverete quindi qua in Panizzi, spazio Gerra, alla Casa delle Donne, Centro Antiviolenza, all'Associazione Lume Nomadi e alla Sala Civica del Comune di Casina, per adesso, ma il nostro obiettivo è di arrivare a contaminare sempre di più. Volevo ringraziare Conat perché è lo sponsor tecnico ci ha aiutato nella realizzazione di questa opera. E volevo anche ringraziare Ilaria Campioli, che è la curatrice, che in questo caso è l'ufficio cultura che si è mischiato all'ufficio per opportunità, e quindi abbiamo realizzato quella prima proposta, insomma, dell'idea della cultura che non stava al suo posto, quindi di provare a vedere come il mondo della cultura potesse contaminare e viceversa. È accaduto anche questo, insomma, mondi diversi. Volevo ringraziare lo staff delle pari opportunità, quindi grazie a Filippi, Antonella De Silva, Francesca Angelucci, perché sono la squadra che si occupa tutti i giorni di questi temi, e anche il direttore della Panizzi, ex direttore ormai perché da qualche giorno più in pensione, Giordano Gasparini, perché è stato anche insieme a lui che abbiamo deciso come e dove farlo. L'idea di cominciare a portare quest'opera proprio qui è anche perché la Panizzi è la casa delle parole, e quindi è quel luogo dove le parole hanno importanza, e quindi per queste parole che si possono arricchire questo sguardo. L'idea è quella di provare a lavorare sulla violenza maschile contro le donne in un modo nuovo, provare a immaginare di farlo attraverso l'arte. E la sfida è stata raccolta sia dalla Casa delle Donne che da Elena. Quindi volevo un po' sapere intanto da te, Silvia, come è stata vissuta in realtà da questa parte, quindi da chi normalmente non si è occupato di fare opere d'arte. Invece in questo caso, tra workshop e progetto, ci siamo visti tutti. Beh, devo dire che all'inizio è stata una grandissima curiosità, una sfida. Ci siamo interrogate perché non abbiamo l'abitudine di proporre alle donne contatti che siano desiderati, e ci siamo sorprese invece della loro generosità nel mettersi in gioco e nel dirsi. Devo dire che Elena, che poi spero e probabilmente ci racconterà come si è arrivati all'opera d'arte, ha saputo costruire con le donne una relazione forte che ha reso possibile che loro le affidassero delle parole. Le parole sono il tramite per dire, le parole sono un passaggio difficilissimo per le donne, mettere in parola un'esperienza tanto dolorosa che si vorrebbe negare per molte è un punto di approdo. Beh, loro hanno consegnato ad Elena un'esperienza messa in parola, e lei, come tutti possiamo vedere, con una sorta di magia ha trasformato le parole in segni scomposti, ricomposti, mai aggressivi, incisivi ma mai aggressivi. Quando io ho visto per la prima volta la carta ho pensato che erano parole
un po' sussurrate, come sono spesso sussurrate, dette in una sorta di doloroso segreto, le parole che le donne portano alla casa delle donne, portano a noi operatrici. Beh, ritrovarle sulla carta, in tutta la loro potenza, a me ha colpito moltissimo. La carta da Parati è un mezzo fortemente sintonico, evocativo, fa pensare a tutti alla casa, che è per lo più il teatro delle violenze che le donne subiscono. E quindi ho sentito una fortissima sintonia. Ma è anche la carta, una carta fatta così, un modo per costringersi, per costringere ad avvicinarsi. Non capisci se ti fermi alla lettura di questo grande paesaggio celestino, armonioso, mi viene da dire lieve, e solo se ti avvicini lo cogli in tutta la sua potenza. E l'avvicinamento è lo stesso passaggio che tutti e tutte dobbiamo fare rispetto a un tema pesante che invece vorremmo spegnere, non guardare, non conoscere. Io credo che questa carta sia un dono straordinario alla città, perché chiama in campo tutti e tutte. È quanto di più lontano dalle rappresentazioni, come dire, celebrative, a volte anche con l'intenzione di omaggiare le donne, che molte città fanno, e allora vediamo statue, donne rappresentate, disegnate o raffigurate attraverso dei corpi mortificati, schiacciate. Ecco, qua quello che esce per me è proprio la forza delle donne e il potenziale trasformativo che io leggo. Le donne non hanno detto solo parole che sono dei grumi di dolore. Dietro le parole è visibile questa tensione al cambiamento, questa forza che fa dire loro cambiare è possibile e aiuta tutti noi a disegnare una sorta di orizzonte nuovo. Quindi, che dirvi, io posso solo dire la mia emozione, ma anche l'emozione di tutte le operatrici della casa e delle donne che hanno visto all'ingresso del centro antiviolenza comparire questa paesaggio, lo chiamo io, colorato, greve di dolore, ma anche pieno di possibilità. Questo ho sentito, non sono critico d'arte. No, io credo che sono una donna che si avvicina. Parole molto belle, io penso a te, Elena. Io penso che l'arte deve fare questo una volta, trovare le parole per rappresentare che cosa sta accadendo, per raccontare il presente, per trovare le parole per delle emozioni come non si sa raccontare. Noi abbiamo chiesto questo, di aiutarci a fare un pezzo in più. Quindi com'è andata? Allora, innanzitutto grazie per questo invito, insomma è stato per me davvero un onore tornare a casa, ecco, a poter provare a fare qualcosa con il mio lavoro su questo tema, che non è un tema facile da affrontare. Lo vediamo soprattutto stamattina, sono svegliata, stavo leggendo la rivista di arte che tutti noi del mondo dell'arte contemporanea leggiamo, c'era questa notizia di questa opera di Gaetano Pesce che è stata messa a Ferrara, ricollocata, questa donna poltrona trafitta da tantissimi aghi, gigante, ingombrantissima, che è stata spostata con, insomma, un peso di tonnellate da più camion e poi guardata da più figure animalesche, selvagge, e mi interrogavo se e come poter rielaborare questo tema in maniera ancora più contemporanea, quindi partendo dall'ascolto, ecco, delle esperienze. Quella è un'opera fatta da un uomo, è voluta da un altro uomo per la città e quasi imposta, no? Calata dall'alto. Quindi quando l'assessora mi ha un po' invitato a Reggio, proponendomi di fare un'arte pubblica, ecco, ho provato a mettere in discussione anche il concetto di arte pubblica. Cosa vuol dire fare arte pubblica oggi? Vuol dire solo mettere un monumento in una piazza o vuol dire provare a arrivare a tutte le persone attraverso sensibilità diverse? La carta per me è stata un po'
la traduzione di questo processo, provare a invadere il fatto di tutta la città in maniera allargata, ascoltando, traducendo e riformulando. E quindi per fare tutto questo processo avevo bisogno di andare per gradi, avevo bisogno innanzitutto di capire la situazione, quindi avere dati alla mano, avere ricerche di persone che fanno questo tutto il giorno, perché chiaramente non mi posso imporre io dall'alto senza conoscere una situazione. Un artista, a mio avviso, soprattutto quando lavora con gli spazi pubblici, ha bisogno di relazionarsi sia agli spazi e alle persone che creano gli spazi. Quindi la ricerca è fondamentale e credo che lo sarà sempre di più ed è qualcosa che va riconosciuto. E quindi ho iniziato questo processo e il Comune mi ha dato l'opportunità di farlo, e non solo il Comune ma chiaramente anche l'associazione Non da Sola, dandomi materiali. Io chiedevo materiali, quindi dati, esperienze, interviste con operatrici. Questa è stata una parte fondamentale. Io non ho lavorato solo con le donne vittime di violenza, ma ho lavorato con le operatrici che ogni giorno si confrontano con questo tema, da avvocate, ginecologhe, persone che da più punti di vista guardano il problema e mi hanno raccontato anche come è emerso, no? Quindi da la totale anche non consapevolezza del problema dal loro punto di vista, ginecologhe che visitavano e poi solo chiedendo riuscivano a scoprire delle violenze e a numerarle nel tempo e a provare a spingere le persone a parlare, a denunciare. E questo è quello che va fatto, fare un processo in cui emergano anche questi dati, perché sennò non si capisce veramente la gravità del problema. Quindi questa è stata la prima fase. Poi quando sono arrivata alla conclusione che la carta da parati era il modo per tradurla, ho chiesto l'aiuto di una bravissima grafica reggiana, che è Lucia Catellani, che il suo studio si chiama Bread & Jam, e insieme abbiamo pensato di costruire dei laboratori. Quindi in questi laboratori dedicati a più persone diverse, quindi sia a donne vittime di violenza sia operatrici, sempre donne chiaramente, abbiamo provato a far emergere questo loro sentimento, questi punti di vista. Quindi mentre facevo ricerca ho creato un vocabolario di parole e le ho messe in discussione nei laboratori. Quindi come le parole, le sensazioni, le storie potevano diventare forme, linee, punti, superfici. Siamo partiti dal libro di Kandinsky e con Lucia abbiamo strutturato tre laboratori che avevano a che fare proprio con la linea, il punto, la superficie, la composizione e anche il mescolamento di tutti questi punti di vista. Quindi come si traduce un'emozione non è una cosa semplice. Quello che è emerso sono forme irregolari, forme ritagliate, scarse di tagli. Quindi quando vedete delle forme che sembrano dei triangoli ma alla fine non sono dei triangoli, a volte sono semplicemente dei rimasugli di cerchi, no? E questi rimasugli, questi frammenti, è importante unirli nella visione totale. E quindi poi abbiamo provato a incastrare le parole all'interno delle forme, così da creare una sorta di immagine criptica o trappola, se vogliamo, per far avvicinare le persone, perché questo è anche un po' il problema dell'arte pubblica, a mio avviso, sempre. Un monumento è qualcosa che storicamente riconosciamo, no? Da importanza, ma non tutte le generazioni, non tutte le età lo apprezzano in contesti e momenti storici diversi. Mentre invece un pattern astratto colpisce l'occhio, è anche una questione di percezione, semplicemente, quindi attira, e nel momento in cui attira, avvicinandosi, si capisce che c'è qualcosa di irregolare, si è spronati alla visione. Quindi come l'artista può anche in un certo senso attirare a suo favore il pubblico per veicolare un messaggio. E ecco, questo è un po' tutto quello il contrario che... dell'arte celebrativa. Esatto, cioè, abbiamo provato a fare, esatto. Infatti è stato proprio quello di cercare di andarci a prendere le persone, esatto. Fare in modo che anche dei giovani ragazzi che non è appassionato d'arte si accorga che esiste un altro linguaggio, non un monumento per pochi, ma proprio un'arte che sia per tutti, comprensibile a tutti, perché quest'opera è leggibile a tantissimi livelli, no? Uno la può semplicemente percepire, poi pian piano ci si fa delle domande, poi si può andare a studiare, a ragionare. E soprattutto io credo che una delle cose più belle di quest'opera sia la delicatezza. Questo è un tema delicatissimo, e quest'opera è delicata, e io credo che esprima molto il coraggio di queste donne,
perché come diceva prima anche Silvia, il dolore c'è, ma è più la forza di uscirne in un certo senso, che è la grande forza propulsiva di queste donne che comunque riescono ad alzare la testa. Intanto hanno avuto il coraggio di denunciare, hanno avuto il coraggio di fare un percorso, di farsi aiutare, che è un grandissimo coraggio. Ricordiamo che accettare la propria fragilità a volte è una delle cose, delle sfide più grandi di una persona, quindi riconoscere, raccontare agli altri quello che ti sta capitando è uno dei pezzi più complessi, quindi sempre il discorso delle parole che esprimono l'anima. E quindi io penso che quest'opera insomma regalerà alla nostra città una nuova consapevolezza. Ricordiamolo ancora, la violenza maschile contro le donne non è un fatto episodico, non è una questione di qualcuno, non è un momento, un raptus, non è un attimo di follia, è una questione culturale ed è nei luoghi della cultura che noi vogliamo provare a combatterla. Ed è per questo che stiamo partendo da qua, da un luogo che è quello della cultura, forse il luogo più pubblico di tutti, della cultura, quello in cui entra più gente, quello in cui entrano anche i bambini, perché dai bambini e dalla formazione, qui dalle scuole e dalla cultura, che si parte per immaginare un mondo in cui tutto questo capita sempre meno. Ce lo auguriamo. Ce lo auguriamo. Ce lo auguriamo. Quindi buon 8 marzo un'altra volta. Quindi io volevo solo chiedere una cosa sul come poi questo progetto continuerà, perché l'idea è quello che continui anche per un anno intero e non si fermi qui. E quindi ci piacerebbe che la carta invadesse sia spazi pubblici ma anche spazi privati. Quindi ci sarà un luogo o più luoghi, modi che il Comune definirà a breve, per avere anche della carta in tre colpi di colori diversi, che le persone potranno far entrare nelle proprie case, ma l'idea è anche quella di provare ad andare a espandersi anche oltre i luoghi della cultura, quindi arrivare veramente in più posti possibili della città. Io ci spero davvero, perché questo è anche il senso del lavoro. Stiamo provando a produrre la carta da parati e arrivare ad attivare la raccolta fondi perché poi finanzierà il centro antiviolenza. Stiamo capendo in questione come fare tecnicamente, insomma, però volevamo tanto che per l'8 marzo la carta cominciasse a essere raccontata, poi nel giro di qualche mese. L'idea è quella che ognuno di noi possa anche comprarla, farsi una parete, comunque avere un pezzo di quest'opera d'arte in casa, proprio perché l'arte pubblica deve essere anche accessibile, quindi anche acquistabile da qualsiasi cittadino che vuole comprare un pezzettino. Trovo anch'io molto interessante il tentativo di fare la manovra opposta a quella che abitualmente si fa quando parliamo di violenza da anni. I centri, i movimenti femministi, le donne dicono o hanno provato a portare fuori dalla violenza alle case la violenza che lì si nascondeva. Per anni abbiamo detto questa cosa ed è anche un'operazione da fare. Magicamente oggi riusciamo a fare il contrario. Portiamo nelle case di tutti uno stimolo tradotto, secondo me, appunto, in un'opera lieve ma potente, accattivante, che comunque induce la riflessione e una presa di posizione. Questo gioco tra il portare dentro e il portare fuori, che è un po' lo stesso che si è realizzato nell'incontro di noi con Elena, che non so se ho ringraziato, ma vorrei farlo ancora una volta, è un po' la magia, secondo me, di questo risultato. Credo che saremo una città con un'opera d'arte magnifica, tutta da decodificare e che si attacca alle sensibilità di ognuno con la cifra di ognuno. Quindi tutt'altro che celebrativa. No, anzi, piano. Nel senso che uno dei toni penso sia proprio il piano. Sì, un'opera che sarà in tanti luoghi, continuerà ad espandersi, diffusa, intima, che si dovrà un po' svelare. Questa è un po', insomma, l'idea. Io direi che abbiamo fatto un percorso molto bello insieme, andrà avanti, speriamo che anche i cittadini apprezzino. Potrete intanto cominciare a vederla, chi passerà in biblioteca nella consegna o nella ritiro dei nuovi libri, perché siamo aperti al pubblico, insomma, in questo momento solo per quello, ma noi confidiamo nel giro di poco di riuscire a tornare a essere aperti. E troveremo il modo per informare. Esatto. Per dire ieri è stata data l'opera d'arte firmata alle Reggiane Presenti, che non vi abbiamo fatto vedere perché volevamo presentarla oggi, quindi le nostre Reggiane Presenti hanno una stampa autografata da Elena e inizia questo percorso, insomma, in città di contaminazione. Grazie. Io ringrazierei tutti e tutte, buon 8 marzo, buon 8 marzo.